Cari amici, ben ritrovati di nuovo a Saravero. È venerdì, il famoso, ormai ribattezzato così, venerdì dello Spirito, e non solo, perché quest'oggi sarà un venerdì cosmico. Ricordiamo i modi per mettersi in contatto con noi, come sempre, la diretta Facebook, la diretta YouTube e il numero WhatsApp 346 1077 159, e come ogni tanto capita, degli indomiti curiosoni che ci fanno tanto piacere addirittura chiamano in diretta allo 059 21 215 2390. Questa sera iniziamo con una domanda tutta per voi, cari amici che ci seguite: vi piace viaggiare? Perché io personalmente ho conosciuto delle persone che nell'arco della mia esistenza mi hanno detto no, a me non piace. Però per fortuna sono poche, perché penso non ci sia meraviglia più grande che viaggiare, che conoscere soprattutto luoghi del nostro meraviglioso pianeta e chissà, magari anche oltre il nostro pianeta. E questa sera parleremo proprio di questo. Con immenso piacere, con immenso onore, che vado a ripresentare Luca Riguzzi. Bentornato, caro Luca. Ciao, grazie, grazie a te. Allora, Luca Riguzzi l'abbiamo conosciuto un paio di settimane fa in questa puntata che fu una sottospecie di riunione, no, del caso amicizia con Sara Cappelletti, che canalizzava Sigir, essere siriano, il quale le disse: devi andare a comunicare determinate cose a Gaspare De Lama. Ma Luca è un personaggio che non solo mise assieme Gaspare e Sara per far sì che avvenisse questa comunicazione, ma è un personaggio che, conoscendolo, mi ha lasciato veramente senza parole, perché ha vissuto esperienze fuori dal comune praticamente in tantissime zone del pianeta. E questa sera veramente prenderemo l'aereo, l'astronave con tutte le nostre valigie e vedremo tantissimi luoghi del mondo. Innanzitutto diciamo, Luca, ricordiamo un attimo l'inizio, il primissimo ricordo della tua vita che già ci accennasti due settimane fa. Quella di mi ricordo da dove vengo prima di incarnarmi? Esatto. E che è stato un inizio di vita un pochino complesso, perché no, mi sentivo un po' spaesato e nessuno mi capiva. E mi ricordo che io vedevo la Terra dall'alto, proprio con la forma tipica proprio dei film, dei lungometraggi, la Terra azzurra, le nuvole, i continenti. E io mi ero fermato, dico devo scendere, devo finire, perché non posso andare via da qua, devo scendere ancora. E mi sono bloccato. Sono rimasto lì sul passo un pochino di tempo, ma convinto, dico da qua non mi muovo, e lo pensavo fortemente. Mi ha avvicinato dopo un po' un'entità e mi ha detto: ma lo sai che non è facile? Ho detto: lo so che non è facile, vediamo. E ho visto delle luci a un certo punto che si sono mosse, questo è tornato, ho detto: c'è una possibilità là, però stai attento che prendi quello che viene. E io ho detto: prendo quello che viene, ci penso io. E sono sceso e dopo ho preso quello che è venuto, perché molto staccato per i miei anni di vita, anche se avevo dei ricordi molto coscienti e precisi, non li potevo espletare, ed ero in un ambiente che non mi corrispondeva. Ero proprio scioccato, posso dire senza esagerare. E da bambino ho avuto dei problemi un po' di inserimento, di essere capito, accettato dai compagni, perché parlavo altro. In più dovevo imparare cose che sapevo, ma poi non le sapevo. Quindi dico, perché io non devo imparare niente? Poi invece non riuscivo. E ho avuto problemi psicologici al punto in cui mi hanno portato da uno psicanalista a 5 anni, e io mi ricordo quando mi stavano portando, dico: guardate che ho capito dove vi portate, ma non è questo, è che io però non posso dirvi che non sono un bambino. E basta. È stata durissima, è stata abbastanza dura. Questo corpicino, una prigione. Sì, pare che non riuscivo. Poi alla fine ho detto: ho capito, ho integrato, basta, facciamo finta di niente. E poi è cominciata così. Allora, ripartiamo da qua il tuo racconto, perché poi io so che hai vissuto un'esperienza analoga anche in ambito universitario. Che facoltà scegliesti ai tempi? Io avevo sempre saputo che avrei fatto il medico o che mi sarei dedicato alla salute delle persone, e quindi scelsi medicina. E mi piaceva molto, ho cominciato, però ho visto che c'era una medicina che escludeva assolutamente la parte spirituale e coscienziale del corpo. Cioè lì ti dicevano nel 1968, quando mi iscrissi, che il corpo è una macchina. E io dicevo: ma come una macchina? Sì, il corpo è una macchina, le leggi dell'idrodinamica, la pompa cuore cardiaca funziona così, la pressione, e dico, i sentimenti, l'anima, ma di cosa stai dicendo?
insomma, finisce che comincio a distaccarmi molto da, anche dai colleghi, perché poi molti no, ma molti non erano senza volere umani, non vedevano le persone come delle anime in un corpo. E diedi l'esame di medicina psicosomatica, che era un complementare di 4 fogli, e quando mi iscrissi il professore mi disse: ma lei dà il mio esame, grazie, io sono frustrato, nessuno lo dà, grazie di essere venuto. In un sottoscala, 28 pagine di dispensa. Adesso lo stress, che è la malattia che uccide di più, ai tempi diceva: sì, forse una persona senza speranza ha possibilità di ammalarsi più di un altro che ne ha. Io allora smisi, veni via. Feci un colpo di testa, mio padre non apprezzò, però io smisi. E la durezza di mio padre dicendo: hai voluto fare di testa tua, adesso però t'arrangi, è stata la sua maestria, mi ha veramente fatto arrangiare. Ho detto: adesso mi devo muovere e faccio quello che mi sento di fare. Piano piano mi hanno guidato e sono riuscito da un salso all'altro, saltato di qua, sono riuscito ad arrivare dove sentivo di arrivare. Sì, il problema è che il tuo cammino è, come dice Indiana Jones nel primo film dell'Arca Perduta, quando disse alla sua, diciamo, compagna del primo film, ecco, non sono gli anni, sono i chilometri. E tu di chilometri ne hai macinati parecchi, perché da quel punto della tua vita hai mollato tutto e hai iniziato a girovagare per il globo. Facciamo quindi le valigie, cari amici, e partiamo per l'India. Qual è stata la tua prima meta, caro Luca? Dunque, la prima meta è stata, a parte un passaggio veloce da Sai Baba, perché ci stavano delle persone che conoscevo, e una signora che ebbe un miracolo da lui in famiglia. Sai Baba gli guarì un fratello senza che questo andasse in India. Lo guarì dall'India, il fratello abitava in Italia. Questo dice: non toccare il fratello, ci penso io. E questo successe. Ma andai, la prima esperienza che mi scioccò parecchio è stata quella alla montagna sacra di Arunachala, nello stato del Tamil Nadu, dove viveva viveva il grandissimo maestro Ramana Maharishi, che vuol dire il grande saggio, Maharishi, eccolo, che praticamente non parlava. Lui aveva avuto, dopo esperienze incredibili da bambino, era già nato un predestinato, quindi già a un livello evolutivo altissimo. Visse 8 anni in una grotta, al punto in cui c'erano addirittura gli insetti che gli stavano mangiando i piedi, e lui era in Samadhi, era chissà dove. Quando si è risvegliato ha cominciato a parlare. Aspetta Luca, per gli amici a casa, il Samadhi sarebbe... Sarebbe l'uscita della coscienza dal corpo fisico, e c'è come un distacco. Il corpo fisico vive a una frequenza bassissima, un battito cardiaco bassissimo, e come vita vegetativa quasi, però sei ancora vivo. E se stai troppi giorni in Samadhi, il corpo poi alla fine si deteriora, perché l'anima si stacca del tutto. E lui, gli insetti che gli mangiavano i piedi lo risvegliavano, perché sennò lui stava via. Pazzesco. Sì. Andiamo a vedere, siccome ho fatto una raccolta in questo lungo giro che stiamo iniziando a fare del nostro pianeta, andiamo a vedere dove si trova questa grotta, l'immagine di Maps, Simo, che l'abbiamo intravista poco fa. Ecco, la montagna sacra. Esattamente, sì. Che è una montagna che ha una potenza elettromagnetica enorme. Lui diceva che questa montagna, che era Shiva incarnato, o l'energia creatrice che crea tutto quello che esiste, Shiva, che è il distruttore ma è anche l'energia divina, solamente stare in presenza di Arunachala ti avrebbe mangiato il karma, cioè le pulsazioni elettromagnetiche della montagna avrebbero interagito con le tue frequenze karmiche del tuo corpo, del tuo jiva, cioè della tua incarnazione in un corpo fisico, spirituali, vari strati, vari livelli che abbiamo, e avrebbe pulito il tuo karma solamente stare in presenza della montagna e guardarla in meditazione. Quindi diceva: tu, Arunachala, la tua presenza toglie il karma ai tuoi devoti. E lui è vissuto praticamente quasi in silenzio, perché parlava molto poco, ti guardava in silenzio, perché non aveva più la mente. E lui diceva sempre: guardate che quando riuscite voi a controllare prima la mente con delle pratiche, meditazione, discriminazione, esaminare le emozioni, trasformarle, via dicendo, quando la mente crolla, cambia assolutamente tutto quello che voi vedete e sentite, e un'altra realtà vi si manifesta. Ecco, chi arriva a questi punti non è più assolutamente interessato a parlare, a emettere emozioni, giudizi, proprio non lo riguardano più. Lui ti guarda, è solamente a guardarti emanando energia potentissima,
mette in comunicazione tu con queste frequenze, anche tu non chiedi niente, lo guardi e resti così, non c'è più niente da dire, tutto si manifesta, cominci a cambiare anche tu modo di vedere, perché vedi che la mente, che è quella che governa la tua vita, non sei tu. Quindi, gli insegnamenti erano così transpersonali, lui parlava poco, andò anche Jung da lui e non parlarono. Sì. E difatti, come diceva Osho, la mente mente. La mente mente. Ecco. È una tormente, non è una tormenta. Una tormente, bellissimo. Andiamo avanti con il tuo viaggio, rimaniamo in India, perché c'è un episodio di questa tua storia che poi ha dell'incredibile, che hai vissuto a Bangalore. Andiamo con l'immagine 3. Ecco, questa è Bangalore, una città abbastanza popolosa, ecco. Era l'ex città giardino dell'India, piena di alberi, di vialoni con alberi fioriti meravigliosi, adesso non è più così, ma andai quando stavo nell'ashram di Ramana Maharishi, perché lì, scusa, non l'ho detto, per essere alloggiato in quell'ashram tu devi scrivere una lettera dicendo sono una persona che è interessata a poter stare da voi, e ti fanno stare 3 giorni. Quando tu arrivi nell'ashram dici ho scritto una lettera, loro fanno sei qua, allora puoi stare 3 giorni, poi ti fanno uscire e tu vivi negli alberghetti così. E nell'ashram c'è tutta la routine, c'è l'energia più potente. E lì una sera, mentre stavamo guardando il tramonto, c'è una signora francese che faceva Qigong, faceva così, mi diceva Luca, sei stato a farti leggere le vite? Ho detto, no, fa, vacci, e mi dà un biglietto. E io ho detto, grazie, grazie signora. Telefono a questo numero, mi dà appuntamento dopo 20 giorni, e dice, va bene, vieni. Lì a Bangalore c'è uno, si chiama Shastri, che vuol dire indovino, Sri Shukanadi Interpreter, lui è l'interprete di tutte le nozioni che un suo antenato bramino di 800 anni fa, sarebbe come un Nostradamus indiano, ha trascritto su delle stecche di bambù a cannetta così in sanscrito, ed è come un database. Quando tu vai lì, lui prima ti fa dire data di nascita, paese, città, ora, tutto preciso, e quando arrivi da lui finalmente, fai una bella attesa anche fuori, perché è così, fuori, dice siediti, vado a prendere i tuoi dati, torna con un pacchetto di stecche così, e dice tu sei qua. E comincia a leggerti la vita, mi ha detto, all'età di 27 anni hai smesso di studiare medicina e hai cominciato a viaggiare, se mi fermo, se mi sbaglio, fermami. E io, non ho fatto avanti, ho detto. Cioè nella città di Bangalore, dopo essere partito dall'Italia, tu hai trovato un essere che su delle cannette di bambù legge il sanscrito e ti dice che a 27 anni hai smesso di studiare medicina. E hai cominciato a viaggiare. Non ci sono tante parole, ecco. E dice, bene, poi parla un inglese, sono diventato pazzo. Dice, vabbè, adesso comincia a darti tutti i dati. Dice, sei nato con questi pianeti messi in questa posizione, e comincia a dire, vite prima. E io dico, ma sarà vite prima, può dirmi quello che vuole. Però mi dice una cosa subito che mi tocca, perché io prima di andare in India andai in Sudafrica, perché avevo qualche ricordo che mi sarebbe piaciuto vedere, ma non c'ero mai stato. E lui dice, farmer in Sudafrica. E io, ah, ecco perché ci sono andato. Toccato. Dice, adesso parliamo, sei stato tante volte in India, hai vissuto qua, hai studiato i Veda, hai fatto questo e questo. In questa vita però devi fare, parlare con le persone, raccontare quello che tu sai. Farai delle pratiche per cui potrai emanare energia dalle mani, e Sai Baba ti ha chiamato qui in India, per cui dovrai parlare ancora con lui, stare qua con lui, viaggerai in lungo e in largo per l'India, e se tu seguirai queste informazioni e non fai errori avrai una bella vita fine, e può darsi che tu possa vivere anche su un altro pianeta. Scusi, fa sì, cosa c'è di strano? È possibile per te? E io, se lo dice lei, io lo so. Fa, you can live in another planet. Dico, in questa vita? Lui, yes, it's possible for you. Cari amici di Sarà Vero, siamo solo all'inizio. Siamo solo all'inizio del nostro viaggio. E io ho detto, poi ho detto, sei contento? Io, sì. E lui ha detto, beh, adesso se non ti dispiace, gente, puoi anche andare. Allora, Bangalore era nella stessa zona vista poco fa nella mappa, ed ora passiamo alla città di Puttaparthi. Andiamola a vedere. Eccola. Ecco.
E andiamo a vedere anche dove si trova Puttaparthi, parte, immagine successiva, che ecco, è un po' più a nord. È uno stato che si chiama Andhra Pradesh. Perfetto. È nell'interno dell'India, per cui Puttaparthi, quando è nato lui, era nel mezzo del nulla, e lui è nato in una capanna poverissima. Per arrivare da Bangalore a lì, che erano 170 km, ci voleva una settimana di carro a buoi per andarci. Adesso c'era l'aeroporto, c'era tutto, c'era diventato una cosa mondiale. E io da Sai Baba ho avuto il risveglio della coscienza, cioè quello che cercavo in verità. Ho trovato un luogo in cui c'erano molte persone che avevano le stesse mie intenzioni, di andare là collaborativi a capire qualcosa di più di noi e magari a fare qualcosa che servisse all'umanità, ma anche niente di speciale. E poi ho trovato un essere che manifestava dei cosiddetti poteri, che sono poi nient'altro che quello che avremmo tutti come essenza, normalmente, tranquillamente, ed era una cosa per lui normale. Lì si viveva nella miracolistica quotidiana, solo che quando tornavi poi in Italia per quei brevi periodi non potevi dirlo, se no dicevano Luca è andato perché crede a Sai Baba, crede a queste cose. Là era normale la miracolistica, ho visto delle cose che non sono spiegabili, perché il miracolo non è nient'altro che un cambio di frequenza. Lui diceva sempre, siete come me, siete che ve lo siete dimenticato. Uccidete l'ego, vivete nell'amore, siate fratelli uno con l'altro, fate il bene, vivete nel bene, guardate il bene, smettete di fare le cose sbagliate e Dio si manifesterà. Io sono come voi, solo che lo so. Voi ve lo siete dimenticato. Certo, non è facile, ma ho visto cose lì che non sono neanche quasi da dire. Cioè lui poteva fare quello che voleva, e non lo dico io, milioni di persone sono andate lì. E ricordiamo che tra l'altro Paramahansa Yogananda, nella sua autobiografia di Noi Oggi, dedica un capitolo appunto a questo, la legge dei miracoli, dove spiega che il miracolo non è nient'altro che una scienza più avanzata, più evoluta, di cui non abbiamo ancora capacità. E il modo per esercitarla, conoscerla, è l'elevazione di coscienza tramite, tra virgolette, il libretto di istruzioni che ci ha appena dato il caro Luca. Andiamo avanti, perché ora arriviamo ad un altro luogo magico, proprio perché ti avevano detto che avresti girato in lungo e in largo per l'India. Sì. Arriviamo alla grotta di Patal Bhuvaneshwar. Andiamo a vedere, immagine 5. Questo è l'ingresso attuale, che è stato ovviamente antropizzato, no? A quei tempi non era così. Lì andai a questa grotta perché da Sai Baba si dormiva in enormi hangar, dormitori maschi e femmine separati, tiravi un sacco per terra, una zanzariera e stavi lì. Eravamo in 500 per hangar, e io lì vicino ero diventato amico di un ragazzo napoletano molto intelligente e colto, e ce n'era un altro tedesco non lontano. Sento che un giorno loro parlavano, dicevano loro dopo andiamo dal generale, e io ho detto ah, interessante. Mi guarda e dice, vuoi venire in una grotta con noi? Ho detto, magari, fa, va bene. Stasera andiamo dal generale Taylor, che è qua, il quale ha avuto una visione e si è sognato Sai Baba che gli dava delle istruzioni e parlava di una grotta. Siamo andati da questo generale che era lì, era vestito in borghese, però era un generale vero. Succede che si organizza tutto e partiamo e andiamo a questa grotta che si chiama Patal Bhuvaneshwar, che vorrebbe dire sarebbe il paradiso. Bhuvaneshwari è un paradiso, un luogo degli dèi. Ecco, per arrivare lì è stato un viaggio che non finiva più, perché si deve prendere da Bangalore a New Delhi un treno che si chiama Karnataka, perché è lo stato del Karnataka. Io lo chiamavo il Karmataka con la M, perché è il treno del karma, perché sono 47 ore di treno, due notti in treno. È una colpa da espiare, praticamente. Lì, esatto, scendi che sei. A New Delhi c'era la macchina del generale militare con l'attendente, e noi ho detto, ma non è vero, e siamo partiti, il ragazzo napoletano, il tedesco, io, siamo una barzelletta, perché sai, sono quelle cose, il napoletano, il tedesco e un italiano, e siamo andati a casa del generale a Rishikesh, e dopodiché lui ci ha detto, adesso andate in grotta, abbiamo preso un taxi e siamo andati su. È un posto pazzesco, perché è in uno stato che si chiama... come si chiama? Uttarakhand, al nord, molto nord dell'India. Per arrivarci abbiamo dovuto fare un percorso anche pericoloso. Siamo arrivati a tarda notte, per un pelo il taxi non va giù per un burrone, perché non se ne era accorto. Siamo fermati a 5 metri da un burrone. La grotta era là, siamo scesi con le pile e non c'era nulla, c'era un piccolo cottage che avevano fatto per gli ospiti così. E basta, un piccolo paesino dove c'era un uomo che viveva da solo in una capanna.
e alla mattina tirava fuori un tavolo, lui era il sindaco, il farmacista, il postino, era tutto in questo tavolino. Andiamo a vedere appunto uno di questi, il video di questa grotta. Ecco, questo. Ecco, qui si inizia a scendere. Adesso qui è molto umida perché è bagnata, ai nostri tempi era asciutta perché era inverno, ma adesso piove. Vedete, lui sta recitando dei mantra, è come un po', diciamo, di chiede il permesso di entrare perché sono grotte sacre. Lì ci vivono degli esseri, bisogna avere rispetto perché va in posti in cui ci sono degli esseri e bisogna chiedere permesso e avere educazione. Ecco, vedi, lui sta scendendo. Ci sono delle catene per tenere perché se scivoli va giù, è abbastanza ripida. Ma la cosa impressionante di questa grotta è che, a parte che su 7 strati, a noi avevano detto non andate in altri posti perché è pericolosissimo, c'è gente che non si è più vista tornare, e ci sono molte divinità indiane, anche elefanti, capelli di Shiva, ci sono delle facce da divinità indiane, che ha fatto l'acqua scorrendo nei secoli dentro la grotta. Qui tu entri in camere in cui ci sono delle statue indiane, i capelli di Shiva perfetti, fatti dall'energia. E c'è in un punto il lingam di Patal Bhuvaneswar, che è il più sacro dell'India, perché sono tre lingam insieme. Il lingam sarebbe una costruzione fisica che è creata da un'energia. Sai che loro dicono che adorano il fallo in India, ma in verità non è, sarebbe l'ellissoide che esce dalla terra, cioè l'energia creativa quando entra nella denso fa come un uovo, no? Spinge e diventa una forma fallica, ma è l'energia creatrice, l'energia divina che fa questo. Lì ci sono tre lingam insieme di diverso tipo, che sono secondo loro uno dei lingam più sacri dell'India, Patal Bhuvaneswar, è una delle grotte più sacre dell'India. E lì noi dormivamo perché non si poteva dormire altrove, quindi stavamo lì di notte, meditavamo. Quindi avete vissuto lì? Abbiamo vissuto dentro, siamo stati lì 40 giorni. E siamo stati come un po' i pionieri, c'era stata poca gente straniera andare su. E quando Sai Baba cominciò a mandare gente, perché fece queste visioni notturne, fece dei sogni in generale, cominciò a mandare gente, noi siamo stati i primi. Arrivava gente, ma in grande quantità, e noi dovevamo un po' alloggiarli, a metterli un po' al sicuro così, e facevamo degli sforzi notevoli. Era venuto anche un ragazzo paralitico, un inglese, aveva avuto un incidente di moto e pensava di scendere e guarire, quindi portarlo giù in grotta, e lui era proprio tetraplegico, così, credeva di guarire, invece non è guarito, poverino, è stata una cosa dolorosa, ma comunque, insomma, lì noi siamo stati 40 giorni, dopodiché è deflagrata la fama di questa grotta. Dopo 2 anni c'era l'esercito che presidiava l'ingresso, perché entravano a tempo. Adesso c'è questo ingresso che non c'era quando andammo noi, e è tutto costruito, campanelle, è diventata una casa un po' commerciale. Ci sono degli alberghi con i classici, con le bancarelle. Ci sono degli alberghi, lì non c'era nulla. Noi quando uscivamo dalla grotta di notte, ci sedevamo così a guardare il cielo, non c'era un centimetro libero di stelle, e ogni tanto anche qualche bella nave che si vedeva passare. Noi, guarda, perché con gli amici eravamo già su quell'onda. Anche voi sapevate degli esseri, tra virgolette, superiori che abitavano nella grotta? Sì, sì, ma si sentiva. Lì anche gli speleologi lo dicono, che quando sei nell'ipogeo in profondo, il tempo diventa un altro, la percezione diventa un'altra. Tu mediti, sembra che sia passato 20 minuti, passate 5 ore. Lì abbiamo avuto visioni, presenze. Soprattutto un punto, giù da quella scalinata ripida, c'era perfetta la testa dei 7 serpenti, sai che si chiama Vishnu o Sheshna, i 7 cobra? Dritti così, ecco lì sotto tu mediti, c'è un'energia fortissima, e lì abbiamo avuto visioni, ci appariva Shiva, ci apparivano dei lingam di luce, dei lampi, magnifico proprio, una cosa divina. Incredibile, incredibile. Ce ne sarebbe ancora da dire, come la sperimentazione proprio del fatto che non siamo il corpo, perché non pativate più il freddo. Vestiti di cotone, nevicò, eravamo infradito, vestiti di cotone, con una magliettina, un golfino. Incredibile. Incredibile. Lasciamo l'India ora, cari amici, prendiamo un'altra astronave, guardiamo solo la distanza, l'immagine di Maps successiva dalla monte Arunachala a Patal Bhuvaneswar, cioè, guardate l'immensità di questo tragitto, ed ora passiamo in Argentina, per la precisione a Capilla del Monte, presso la famosa Erx, città dove la convivenza fra terrestri e fratelli maggiori del cosmo, chiamati hermanos mayores,
È quotidiana, è di tutti i giorni. È un dato di fatto, è un dato di fatto. Ah, guarda qua lo Sterones. Io con Nobiline Lascia mi sembrava degli argentini, ero diventato molto amico e parlavamo spesso di fratelli, guardavamo il cielo di notte, perché anche in India passano astronavi, anzi, sopra la tutta parte ne passano anche molte. E ha detto, Luca, vieni a Buenos Aires da noi, che andiamo in giro, per l'Argentina è piena di avvistamenti. Ho detto, ah, vengo. Allora ho preso, sono andato da loro, visto Buenos Aires, che è una delle città più belle che ci siano. L'Argentina, poverina, è, diciamo che è diffamata, ma è un paese meraviglioso, anche dal punto di vista della natura. E un certo giorno mi dicono, senti Luca, adesso ti accompagniamo a un certo punto dove tu prendi l'autobus e te ne vai da solo a Capiglia del Monte. E io dico, e cos'è? Fa, ah, è un posto dove tu devi andare. Mi danno un numero di telefono, io prendo il mio autobus, arrivo a Capiglia del Monte alle 2 di pomeriggio e lì c'è la siesta, c'è nessuno, tutto chiuso fino alle 5, nessuno lavora. Mi siedo sulla sedia di un bar, apro il bar, telefono a questo numero e mi risponde uno, dice, ah sì, dico, bene, dove sei che vengo a vedere chi sei? È arrivato questo ragazzo e mi dice, ma perché sei qua? E io col dito ho detto, loro. Stasera alle 9 ti passa a prendere in albergo, in hotel. Sapeva tutto anche lui. Tutto. Lui è un contattato. E lì comincia la storia di Capiglia del Monte, dove la convivenza fra un gruppo di fratelli e gli umani è un dato di fatto. E ci sono dei monti. Sarebbe poi Erx e un triangolo. Andiamo a vedere, che abbiamo l'immagine successiva. Ah, questa è, diciamo, Erx di giorno. Ah, perfetto. E l'immagine successiva ci mostra Erx di notte. Guardate. Giusto Luca? Sì, 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 è veramente un posto, è magico per forza, ovviamente c'è una base dei fratelli sotto, un triangolo di 90 km di lato, equilatero, che copre questa zona, e lì ci sono delle montagne, c'è la Sierra Centrale, c'è il Monte Uritorco che è la base dei fratelli, il portale l'ho visto benissimo, sono andato di sera, di notte, e poi ci sono anche là delle montagne, il Pacarillos, dove atterrò un'astronave e lasciò un'orma di un chilometro di diametro, accotto l'erba, e l'orma del Pacarillos è rimasta lì degli anni e anni, addirittura l'erba non è cresciuta, ma è rimasta impressa da terra. E lì loro ci sono. Di sera, se tu esci, di notte vai a vedere, le luci le vedi. E il mio amico che mi venne a prendere nella piazza di sera, venne in albergo, disse, stasera ti accompagno da una contattata e con lei andiamo dove fanno il campionato mondiale di parapendio. Si va su per un monte, arrivi dove c'è un salto gigantesco, lei si è messa a parlare in Irdin, che è la lingua dei fratelli, li ha invocati, ha detto non fare foto, e dopo un po' sono apparsi le navi, dalla terra uscivano, saltavano, cioè qua, e io, no. E cosa è successo in uno di questi taxi di Erx Capiglia del Monte? Ecco, tornando da un altro posto meraviglioso, che ve lo devo dire, perché alla base di una strada che va allo Sterrones, che sono montagne che ti incantano solo a vederle, dove ci sono loro, c'è una signora che vive lì in un posto che si chiama Encanto de Luna, per dirti, e lei riceveva le persone che avevano voglia di parlare con lei e poi andavi con lei di notte a vedere le luci. Vedi, quello è un sacerdote che si chiama Saruma, quello è un fratello, quello è un altro fratello, vedi? E una sera, tornando da questo posto, sono 10 km di distanza, il tassista, al buio, perché là non c'è inquinamento luminoso, è tutto buio, siamo in taxi, si accende una luce in mezzo a una montagna, lui, ah, allora voi siete persone evolute, e noi eravamo in tre. Beh, non so, forse lui, no, si è accesa quella luce, sono i fratelli che vi salutano, perché lo fanno quando io a bordo della gente voluta. E io ho detto, vabbè dai, mi fa, no, non ridete, guardate che io sono di Sirio, illumina con la pila un adesivo di un astronauta che ha detto Sirio, fa, io vengo da Sirio, non scherziamo, e ho detto, vabbè, ok. Poi dicevo ai fratelli, ragazzi, non temete, non ci fa del male, perché loro si erano agitati, io dico, tranquillo. E ha detto, un giorno vi porterò a vedere un'altra meraviglia, che è un monte che si chiama il Cerro Alfa, fuori proprio dalle rotte, dove lui ha detto adesso ci sediamo qua, comincia a venire il tramonto, guardate la montagna, sono uscite 20 astronavi, si sono messe tutte in fila nel monte, così, così, l'avete visto? Ecco, io ho il compito di portare la gente a vedere questo. Dopo questa meraviglia, ragazzi, cari amici, state lì, andiamo un minutino e mezzo di pubblicità. Abbiamo ancora tanto da vedere e da ascoltare. State lì, ci mettiamo pochissimo.
Pizzeria Arturo, vi accoglieremo in tutta sicurezza e prevenzione, rispettando ogni norma di distanziamento. Oltre alle nostre ottime pizze, serviamo anche pizze alte, tirate e al metro, in aggiunta a squisiti primi e secondi. Vi aspettiamo. Asteg, progetti infrastrutture dati per alberghi, ristoranti e attività professionali, realizzando assieme ai propri partner soluzioni voce, connettività internet e di business security che si integrano anche su reti preesistenti, sopralluoghi senza impegni, in collaborazione con Green Telecomunicazioni, TimeNet, Spotty, Siluro Impianti Elettrici. A Formigine Carrozzeria Special ripara auto e moto con il personale disponibile e qualificato. Servizio auto di cortesia, ritiro e riconsegna auto riparate a domicilio. Utilizziamo solo materiali di alta qualità. Da oltre 40 anni, Torneria Bianchi Luciano, il punto di riferimento per le lavorazioni meccaniche. Con personale altamente qualificato, siamo in grado di garantire un prodotto finale eccellente per le esigenze del cliente. PC Outlet Computer Shop, e-commerce di prodotti informatici ricondizionati, PC, notebook, server, workstation, monitor, spedizione gratuita in tutta Italia. Visita il nostro sito e acquista subito. GS Veicoli Commerciali di Balbi Paolo, da 30 anni specializzati in vendita e acquisto di veicoli commerciali leggeri con allestimenti come cassoni ribaltabili, gru e trasformazioni per disabili. Vi aspettiamo a Sant'Agata sul Santerno in via Mori 4. Hai un immobile da vendere? Realizza il miglior prezzo di mercato. Cerchiamo appartamenti e ville su Bologna e provincia. Più di 3.000 clienti in banca dati che vogliono acquistare casa. Immobiliare Safa, da oltre 30 anni a Casalecchio di Reno. Professionalità e assistenza dalla valutazione fino al rogito. A Sasso Marconi, Cobalt Bike produce valigie completamente in alluminio che montano direttamente sui supporti originali della moto, nel rispetto dell'ambiente, con materiale del tutto riciclabile. LM Ferramenta. Offriamo servizi di montaggio e riparazioni tapparelle, zanzariere e infissi in PVC, punto vendita pellet con le possibilità di trasporto, articoli da giardino con servizio di affilatura e riparazione. Meta Impresa, servizio completo di carottaggi in qualsiasi situazione, tagliamuri a disco e a filo per ogni esigenza pubblica o privata. Operiamo in territorio nazionale e anche all'estero. Ciao amici, ben ritrovati di nuovo. Mamma mia che viaggi che stiamo facendo questa sera con il grande Luca Riguzzi. Sono arrivati dei messaggi, soprattutto dalla chat di YouTube. Abbiamo un viaggio lunghissimo da fare, ma non vi preoccupate che se abbiamo un minutino alla fine rispondiamo. Stavamo parlando di Erx, di Capia del Monte e di quella che è la fratellanza che convive con i terrestri dell'uomo, no Luca? La fratellanza bianca. Andiamo a vedere uno dei grandi maestri spirituali conosciutissimo che convive, anzi che faceva parte appunto della fratellanza bianca. Immagine successiva, caro Simo, ecco, il maestro Ivanov, Omram Mikhail Ivanov, autore di saggi incredibili a livello spirituale, forse irraggiungibili, no Luca? Straordinari. E lui fa parte di questa fratellanza bianca che ha sede in Argentina. Andiamo avanti ora con il nostro viaggio perché ci avviciniamo al confine con il Cile e andiamo a vedere la città di Uspallata, immagine successiva, ecco questa è una piccola chicca di questa città, dove furono effettuate le riprese di che film, Luca, perché sembra incredibile? Di 7 anni in Tibet. 7 anni in Tibet girato in Argentina. Girato in Argentina, perché è talmente bella la valle del Rio Mendoza e la strada che va al Cile, che il piccolo bar che c'è nella piccola piazzetta di Uspallata è ancora arredato come fosse Tibet. Entri, ci sono i Buddha, cioè è proprio Tibet perché il film ha girato lì. Incredibile. Andiamo a vedere sempre Maps dove si trova la città di Uspallata. Ecco, vediamo che è a nord-est di Santiago del Cile. Sì. E ora torniamo di nuovo, diciamo, più nell'entroterra argentino e andiamo a vedere cosa c'è a Entre Rios, vicino a Rosario. Andiamo a vedere sempre l'immagine di Maps successiva, eccoci qua rispetto a Buenos Aires dove ritrova, siamo vicini all'Uruguay. Sì. E qui cosa troviamo, caro Luca? Qui cosa troviamo c'è in questo luogo?
una cosa sensazionale, a parte proprio che a Entre Rios è risaputo, anche il tassista lo sa, cioè non è che siano cose per stravaganzi. E c'è un posto, una città che si chiama Victoria, e dove c'è il museo dello Zovni, cioè il museo dei dischi volanti, di una signora simpaticissima che si chiama Silvia Perez Simondini. Io ovviamente andai da lei, le telefonai, poi l'andai a trovare, era da sola, stava bevendo un caffè, ha aperto la porta, ha tirato sulla basculante della sua casetta e mi ha fatto entrare nel suo piccolo museo degli ovni, dove ha delle cose straordinarie. Una eclatante, se posso dire, è un pezzo di astronave che, preso in mano, è leggerissimo, sembrerebbe come zinco, però è liscio, ma sotto è trabecolato, ma liscissimo, vitreo. Tu te lo metti davanti al viso e non vedi assolutamente, non è trasparente. Ti fai una foto con la digitale, nella foto viene trasparente, si vede la faccia dietro il pezzo di astronave. Quindi anche quello dice, hai visto, questo è un pezzo di astronave, me l'ha regalato non so chi l'ha trovato. E quello è una cosa normale. Archivio, foto, dediche di chi è andato lì. Andiamo allora a vedere, no? Una sì. Chicca video di questo luogo. Ce l'abbiamo solo per voi. Ah sì, la casa di Silvia, che ha detto che è andata lì perché ha avuto delle visioni a Buenos Aires, si è trasferita lì, così, d'amblè, è andata. A mi juego me llamaron, porque yo devoro las historias de ovnis, ETs y misterios varios del espacio exterior. Eccola, è la casa. Como cualquiera puede imaginarse, me zambullí inmediatamente en ese lugar y saludé a su dueña. Hola Silvia. Hola Silvia. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte acá en mi museo. Ah, vamos a verlo entonces. Silvia dice que tuvo su primera experiencia en la Patagonia en 1968, cuando vivía con su esposo ingeniero en el pueblo petrolero de Caleta Olivia, frente al mar. Era un día de invierno, cuando escuchó un griterío justo en la puerta de su casa. Entra mi esposo a llamarme que salga urgente a la calle para ver lo que estaba pasando. Y yo, cuando abrí la puerta de mi casa, la verdad que me asusté porque estaba todo Caleta Olivia mirando sobre el techo de mi casa. Dice, un ovni sulla casa, prácticamente. Me dio miedo porque no me daba como para dar el primer paso para ver qué era lo que la gente estaba mirando, pero todos me señalaban que mirara el techo. ¿Y qué había? Era un objeto volador enorme, enorme, que estaba a muy baja altura, sin ruido, sin absolutamente nada. Sin luces. Nada, nada, porque eran 6:50 de la tarde, era de día. Y de repente es como que de la panza sale primero un ruido, blop, y salen 5 platillos de su panza, iguales al grande, pero pequeños. Se forman en 2, uno en el medio con la nave grande, cruzan la avenida Independencia de Caleta Olivia, rumbo a Comodoro Rivadavia. Y yo me quedé helada y les puedo asegurar que a partir de ese momento en toda la costa Marito atlántica fue visto de día, de noche, hasta donde llegó la visión de Ecco, Luca, abbiamo visto la signora Raimondini, praticamente parlava, se ho capito bene, di un'astronave madre da cui sono usciti. Da cui sono usciti 5 piccoli platiglio, 5 piccoli ricognitori sono, certo. Dal disco così. Voglio solo dirti questo, che è divertente, eravamo diventati un po' amici e allora ho detto, Luca, vuoi che ti porti nel mio posto di avvistamento sul fiume? Io ho detto, magari, allora vieni qui stasera e ti accompagno. Lei aveva una Volkswagen che stava su col fil di ferro, così siamo andati saltellando fino al bordo del fiume, si è fermata lì e fa, adesso aspetta. Luci verdi che si muovevano sott'acqua, raggi di luce fortissimi che salivano e rumori, si sentivano. Fa, hai visto? Ecco, poi dicono che non ci sono. Basta. Poi mi ha accompagnato al mio posticino dove dormivo, ho detto buonanotte, ciao, io tua signora. No, tranquillo, tranquillo. Mamma mia. Andiamo ora a vedere una particolarità di questo museo, un'immagine che è familiare a tutti, immagine successiva. Ecco, questa sarebbe la ricostruzione di quella famosa autopsia fatta su un grigio, in teoria morto, di cui si hanno testimonianze video fasulle che si trovano sul web. Questa sera però, per voi cari amici di Sarà Vero, abbiamo invece un video che sembrerebbe vero, no Luca? Sì. Degli studi effettuati all'interno della famosa Area 51, sempre su di un grigio, o meglio dire un ebe, vivo però. Sì. E come facciamo noi a dire che è vero? Perché
oltre alla testimonianza del nostro Luca, abbiamo la testimonianza di una delle poche persone al mondo che è entrata all'interno dell'Area 51 e tra l'altro italiano anche lui, il ricercatore Maurizio Baiata. Vediamolo nell'immagine successiva per chi non lo conoscesse, il quale conferma l'autenticità del video che stiamo per vedere. Andiamo ora a vedere questa testimonianza autentica di ciò che successe all'interno dell'Area 51 su questo essere. A te i commenti di ciò che abbiamo appena visto, caro Luca. È una cosa molto triste, personalmente, perché mi sembra che fossero più interessati a non rispettare un essere come quello. Sembrava una cosa un po' crudele. Sicuramente è vero, perché è un video che è tanti anni che circola con crismi di verità. Immagino cosa potremmo aver fatto noi a chissà quanti alieni che sono stati seviziati, se sono stati presi da noi. Beh, che le Ebe sono delle entità biologiche, però il terrestre militare credo che sia capace di fare delle cose molto crudeli. Certo, entità biologiche però che provano che emozioni provano. E sentimenti. Assolutamente, sì, infatti quello soffriva, si vedeva che non stava bene. E in relazione a questo sappiamo... essere un grigio, appunto, c'è un altro collegamento da fare, perché Maurizio Baiata, che abbiamo visto prima nell'immagine, chissà se riusciremo ad avere anche lui ospite, era legatissimo ad un ricercatore contattista di una profondità immensa chiamato Michael Wolfe, il quale scrisse quest'opera, I guardiani del cielo. A te, Luca, un commento su questo libro e sulla sua copertina. Dunque, è uno dei libri più belli e più difficili da leggere che esista, perché lui era un genio ed era, pare proprio fosse un essere ibridato, quindi non era un terrestre, e aveva delle percezioni che passavano la terza dimensione, andavano oltre, si vedeva dei suoi fratelli su altri pianeti, lui parla di Sol 3, Sol 7, e tutto il libro è scritto su varie comprensioni, quindi leggere Wolf devi darci piano perché ti scoppia il cervello. Però ci sono dei pezzi in cui lui parla normalmente una prosa, diciamo, umana e racconta delle esperienze che ha avuto e che cosa faceva. Lui era il coordinatore dei servizi segreti dei paesi più importanti, Inghilterra. Lui era americano, ma Mossad, Inghilterra, Francia e altri vari paesi, lui era il coordinatore dei servizi segreti riguardo la tematica UFO, contatti con gli alieni, per dire solamente una cosa simile. Quindi è un personaggio altissimo. E la copertina c'è il viso di un grigio che si chiama Colta, che era un suo amico, e lui diceva: guardate che molto spesso i bambini giocano con i grigi, che sono giocosi e sono buoni e sono gli amici invisibili dei bimbi. Questo Colta, c'è scritto nel libro chiaramente, racconta che lui, dopo una guardia medica, siccome era anche medico, sfinito si butta sul letto della camera, sente un gemito e sotto c'è Colta ferito da arma da fuoco, che gli dice: fai presto perché il piombo lo sai che mi uccide, chiama qualcuno. Però lui guarda fuori dalla finestra e vede che giù nella strada c'è già la macchina dell'FBI, dice: ah, t'han già individuato, comunque farò il possibile. Dopo un po' suona il campanello e arrivano i due agenti e lui dice: cosa volete? Lui dice: dottore. Lui dice: sapete chi sono? Loro: certo, dottore. Non è che per caso lei abbia qui un ospite del governo degli Stati Uniti? E lui dice: no. Per cui adesso ve ne andate, lo scusi dottore. Riesce a chiamare un'amica chirurga che riesce a non farsi vedere, toglie la pallottola Colta, e Colta, come gratitudine, dice: se tu vuoi venire con me nel mio pianeta ti porto. E lei se n'è andata. È andata con lui e non è più tornata.
Su Z reticoli. Su Z reticoli. Dei grigi. E questo è scritto nel libro di Michael Wolff, che è una persona assolutamente affidabile e seria. Anzi, è morto in miseria, la prefazione del libro di Bayata lo dice. È morto solo, abbandonato, e quando lui ha capito che il governo degli Stati Uniti stava ingannando il mondo, ha parlato, e la moglie e il figlio sono morti in un incidente di macchina, e lui è morto triste, malato e solo. Per dire come trattano le persone. Andiamo a vedere il retro della copertina di questo libro, perché c'è un'altra particolarità. Sul retro noi troviamo l'immagine di questo essere che Wolff dice essere uno dei hermanos maiores, non fratello, pleiadiano. Sì. Incredibile, incredibile. A questo punto del nostro viaggio ci spostiamo ancora. Più a nord andiamo in Messico, dove troviamo un luogo con un'altissima energia, difatti anche un luogo di guarigione, e lo vedremo. Il Foco Tonal, a Ocotlán, nello stato di Jalisco. Vediamo dove si trova, eccolo. Vediamo dov'è anche l'immagine di Maps. Vediamo sempre che c'è il riferimento della capitale, di Città del Messico. Sì, è a 600 km circa, in macchina si arriva in 5 ore e mezzo, 6. Tutte le strade sono belle, dritte, asfaltate, meglio delle italiane, perché il Messico è diffamato, ma è un paese che è curato ed è tenuto meglio che l'Italia. E qui chi hai conosciuto, Luca? Perché sei stato anche qua, ovviamente. Sì. Lì ho conosciuto per la prima volta che andai a Foco Tonal, perché andai con un gruppo di italiani, ho conosciuto Hector, del quale siamo diventati più che amici, che è un contattista, fino da bambino, da 7 anni è stato contattato dagli andromedani, eccolo Hector qua. Hector Galissia, degli andromedani della galassia. Della galassia di Andromeda, che gli sono apparsi prima in camera, hanno fatto, eccolo qua, hanno fatto come hanno fatto un po' con Di Bitonto, vedeva una sfera luminosa, poi dalla sfera è uscito un ologramma di un essere alto, bellissimo, che dopo un po' gli ha detto: guarda che io non sono qua, è un ologramma, io sono dall'astronave, e gli ha parlato dell'essere umano, come è fatto, come i corpi sottili, tutto. Dopodiché è stato come chiamato andare a Foco Tonal, dopo che gli avevano insegnato tante tecniche per purificarsi e diventare un essere energeticamente fortissimo. A Foco Tonal lui ha detto: ma se io in questo posto pazzesco, che diciamo è stato guidato a andarci, che è un portale fra cielo e terra di una potenza che se tu ci entri dentro lo senti, basta che tu entri in questo cerchio in cui è disegnato il tetraedron e tu ti metti dentro il tetraedron, senti proprio, cominci a vibrare, e se parli c'è la rifrazione, c'è l'eco. Siccome è un cilindro di luce elettromagnetica violetta, difatti lì c'è Saint Germain che ha aperto il portale. Lo spirito di Saint Germain. Saint Germain è lì, infatti c'è anche il suo viso fuori dal cancello. Saint Germain è un altro veggente, un certo Zamora. Tu fai un passo a sinistra di un metro, parli, non c'è più la risonanza. Ritorni lì, parli, c'è l'eco, senti l'eco. E lì proprio succede di tutto, perché l'energia fortissima elettromagnetica che sale terra-cielo pulisce tutti i precipitati densi, le tue emozioni non vissute, non trasformate. E ci sono delle guarigioni, diciamo non miracolose, energetiche, e lì Hector opera e fa guarigioni. Abbiamo fatto cose che posso raccontare, perché abbiamo portato gruppi di persone a fare in una costruzione che è vicino al Foco Tonal, che ha una cupola fatta apposta per le guarigioni. Dopo 20 minuti di Om e aver messo dei malati in cerchio concentrico attorno, c'eravamo noi in tre cerchi dentro. Dopo 20 minuti di OM, la gente ha avuto delle guarigioni inspiegabili. Ecco, quello è Foco Tonal, vedete? Se tu ti metti dentro il triangolino, quello centrale, lì sei proprio nel portale, sei collegato col cielo. Abbiamo la fortuna di andare con Hector lì, ed ha la possibilità, visto che i figli del padrone del terreno glielo devono, perché li ha fatti diventare anche famosi, di andarci di notte, e siamo da soli nel Foco Tonal con lui, da soli, perché di giorno ci sono gli appuntamenti a quarto d'ora, è tutto gratis, e si chiama, e questo è un luogo di, è una cattedrale del mondo, è un luogo di guarigione cosmica, qui nessuno deve avere credenze, viene e sente, tu ti metti in piedi qui e senti. Andiamo ora a vedere allora questa piccola altra chicca video di immagini di persone che guariscono con manifestazioni energetiche captate dalla camera.
ricordate la presenza. E noi pensiamo che un essere sia una persona che ha la gamba e le braccia, quelli sono esseri in tutta la loro potenza. Vedete, ci portano i malati, come poi anche in Europa. Guardate che essere. E c'è contatto proprio. Ecco, immagini captate dalla macchina così, come se fosse il sole, le nuvole, esseri, sono lì vicino a te. Entità ovviamente superiori che si manifestano nella luce, che danno energia e guariscono. Danno energia e guariscono. Ma io ho visto delle cose da non credere, una persona si mette dentro così con le mani giunte e comincia a piangere, proprio, solo per il fatto di essere in piedi nel portale. Incredibile. Torniamo ora verso sud, cari amici. Nella valle di Santiago del Cile, nello stato del Guanajuato, in un posto incredibile del quale possiamo già notare la meraviglia dalle immagini di Maps, vediamo che si vedono come dei crateri, no? Sì, sono sette crateri, si chiamano la Siete Luminaria, sono le sette luci, e sono sette crateri disposti esattamente come in, come si chiama, l'Orsa Maggiore. Esattamente, quando l'Orsa Maggiore transita e si posa sopra i crateri, ci sono delle energie enormi, e lì i fratelli, tanto per cambiare, ci sono e si manifestano. Il bello è che in uno di questi crateri enormi, che si chiama Parangheo, si può entrare attraverso un tunnel lunghissimo e arrivi in questo cratere che ha dei chilometri di diametro, e si fa campeggio notturno con Hector e i fratelli lì si vedono. Proprio, abbiamo fatto dei cerchi di meditazione, io mi ero un po' allontanato, ero salito un pochino e ho visto il cerchio con tutti noi seduti così, e dietro ognuno c'era un essere di luce messo così, alto 2,5 metri dietro a ognuno di noi. Siamo senza parole, Luca, sempre di più. Anche il messicano che ci faceva la cena ha detto, eccoli, sono arrivati, sono là, loro li vedono, cioè, per loro è normale. E non è che uno sia uno sfasato, è concreta sta roba. E grazie a te che fai questa divulgazione, Lorenzo, perché è una TV che lo fa, non è un videino artigianale. Era ora, dice, veramente grazie, perché se ne può parlare. E grazie a TVB85 che l'ha permesso, perché come abbiamo detto settimana scorsa, io ho portato l'idea, ma è stato chi comanda un po' la baracca che ha detto sì. Proprio perché la TV ha bisogno di cose, tra virgolette, nuove, originali e soprattutto colte e spirituali. Chi ci vive qua in questo luogo, la Siete Illuminare, su un altro contattista importante? Sì, uno dei personaggi più incredibili che ho visto in vita mia, un certo Oscar Arredondo, che lo chiamano sciamano. Hector dice che è una delle persone più è indescrivibile, perché non si sa quanti anni ha, un secolo dovrebbe averlo. È enigmatico, dice Hector. È sicuramente un ibrido, se lui ha voglia di raccontartelo te lo dice, ma ha uno studio fotografico arcaico. Tu entri nel suo studio, ci sono solo foto di enormi astronavi dappertutto, con scritto benvenuti in Ovnilandia, cioè terra dei dischi volanti. E lui ti può parlare di tutte le esperienze che ha avuto. Fra l'altro coltivava, faceva il gigantismo vegetale, coltivava senza concime chimico, con una ricetta data da loro. Venivano dei vegetali giganteschi, un cavolo di 20 kg, una bietola lunga così. E lui ha detto, adesso li regaliamo. E il governo messicano ha detto, no, smettete subito, e l'hanno fermato. Ha detto, lei questa roba non la smette di farla. Ha detto, va bene. È stato anche in galera, un patriota, così. Ma conoscere lui, visto che possiamo andare a parlare con lui un pomeriggio intero, ci parla di tutto quello che succede lì, i bambini che stanno dentro questa montagna che si chiama Chicomostoc, dove c'è l'origine di tante razze umane, e ne parla anche Cavallo nel suo libro, parla del monte Chicomostoc. Maurizio Cavallo. Maurizio Cavallo. E il monte Chicomostoc è un monte abitato, lì hanno spaccato del monte gli ingressi, le razze che ci sono, i bambini che ci sono lì che girano, che sono ibridati. E lui, lo stesso Oscar, che ha degli occhi color acqua, quando ti guarda ti prende le mani, ti può leggere la tua vita, dice quello che vuole,
ha un'energia talmente forte che io che sono in piedi di fianco a lui e lo devo tradurre, a parte che divento matto perché parla lo slang messicano, ogni tanto mi guardo e lo giro, lui ha altre sembianze, allora io e perdo la traduzione, non lo devo vedere. Intanto Luca, qua ci stanno scrivendo in tantissimi, ti salutano Rita Maracchioni. Ah Rita, ciao, ciao. Ti saluta Eleonora Filangeri, ti saluta Maura Poti, che ricordi sia a Capia del Monte che a Foco Tonal. Sì. Mi hai promesso che ci andiamo anche assieme. Ah, come, non vedo come. L'ora, non vedo l'ora. E come? Andiamo avanti perché il viaggio non è ancora finito. Ora invece tocchiamo uno stato che finora abbiamo lasciato lì a rosolare un po' come il pollo allo spiedo, che forse è uno dei più, anzi senza forse, uno dei più sdoganati dal punto di vista del mistero e probabilmente per l'archeologia che ha è uno dei più straordinari. Il Perù. Andiamo ora nella valle del fiume Urubamba, ecco, vediamo dov'è, e siamo nella zona di Cusco e sì. Se leggiamo la mappa, Aguas Calientes è la cittadina costruita ad arte, ci si arriva solo in treno per andare su a Machu Picchu. Su a Machu Picchu, sì. E qua Luca, chi ci vive? Chi ci vive qui? Ci vive una comunità. Sì, una comunità che si chiama Samana Vasi, guardate la piramide bellissima in cui si fanno tutte le iniziazioni, e ci sta una persona, un meraviglioso uomo che si chiama Anton Ponce de Leon, che fra l'altro è stato il guru di Shirley MacLaine, a tuttora vivente, ormai è molto anziano, però è vivo, quella è la moglie, la signora, hanno questa comunità con fini altruistici di insegnamenti spirituali andini, che sono sempre della realizzazione del sé, di aiutare chi ha bisogno di essere pulito, puro, e sono in contatto ovviamente con la fratellanza e con i fratelli. Ma lui dice, non date tanta importanza a queste cose, diventate buoni voi, siate generosi, lui mantiene bambini, insomma ha questo bellissimo ashram sotto Machu Picchu, nella città di Ollantaytambo, dove tu appena vedi le cose, le rovine peruviane, dici, ma perché ci avete preso in giro tutti questi anni? Questa roba non l'ha fatta della gente che è terrestre. Impossibile, impossibile. Ollantaytambo, eccoci, lì ci sono stato anche io, toccato con mano quelle rocce immense. Incredibile. Basta. E ovviamente la storia parla dell'Inca, di tutte queste storie, ma parlano sempre poi dei fratelli. Alla fine abbiamo fatto un trekking notturno, siamo andati fino a 5.000, siamo stati via una settimana, e lì il cielo, ti dico, gli orbs che si fotografavano fra di noi mentre bevevamo il tè, e in cielo di notte cosa vedi là? Come la gente, ma il mondo è così, è pieno di questi dei fratelli. Ma andiamo a vedere, perché prima hai citato Shirley MacLaine, attrice famosissima. Immagine successiva, era una contattista anche lei, sì. Qui la vediamo da giovane, un po' più anziana, e nel film Il Giro del Mondo in 80 giorni, era una contattista anche lei, iniziata da Anton Pons. Sì, esattamente, perché lui gli ha spiegato certe cose, lei non credeva, era proprio scettica, e ha fatto il primo viaggio astrale, uscita dal corpo in una terma termale lì peruviana, dove siamo stati anche noi, e allora si è come svegliata, ha cominciato a sentire, a seguire, e c'è un film che ha fatto lei che si chiama C'è qualcuno là fuori, dove la scena finale è lei che si è persa con la jeep nelle montagne peruviane e comincia a chiedere aiuto telepaticamente al suo fidanzato americano che dormiva in una tenda a chilometri. Questo fidanzato suo aveva un braccialetto che le aveva regalato una pleiadiana che poi è rientrata alle pleiadi, ha detto quando hai bisogno di me tu col braccialetto mi contatti. Insomma, lui si sveglia, si tocca il braccio così, prende la jeep e trova Shirley MacLaine col braccialetto che la guida. E lei dice, ma non mi dire che ti hanno portato qui, non basta. Lei comincia a dare. Era un messaggio, come dire, guardate che c'è qualcosa di più su questa terra. Esatto. Ma qui c'è un'altra testimonianza splendida ed un altro libro che consiglio a tutti i nostri amici a casa. E andiamo a vedere l'immagine, ecco Vlado Capetanovic, che è un serbo che si trasferì in Perù, 170 ore con gli extraterrestri, incontri con i viaggiatori intergalattici sulle Ande peruviane. E qui ce ne sarebbe da dire, chi è che ha conosciuto questo Vlado Capetanovic? L'ha conosciuto il ragazzo che era amico con lui, andai lì appunto, mi portò lui, che si chiama Ari, è quello delle edizioni Verde Chiaro, se faccio pubblicità ma se la merita, e lui l'ha conosciuto e l'ha intervistato, che era ancora in vita, adesso se n'è andato, ma lo intervistò per fare il libro,
E lui racconta tutte queste cose che sono per noi normali, ma per una persona che non sa, veramente ti scoppia il cervello. Sì, racconta di quest'ennesima civiltà che visita i terrestri, provenienti da un pianeta che si chiama Apulia Puniani. Andiamo a vedere l'immagine successiva. Ho messo giusto un appunto di questo libro, che questo è il ritratto di Ivanka o Ivica, terrestre portata su Apu ad inizio del 1900, la quale racconta Vlado Kapetanovic che il motto degli Apuniani nel momento del saluto, della stretta di mano, è tutto per gli altri. Tutto per gli altri. Quello è un luogo, è un montaggio con un'immagine di Machu Picchu per quanta venerazione c'è di queste popolazioni per la natura. Vediamo questa roccia che ripercorre esattamente il crinale della montagna. Tutto per gli altri, dicono tutto, gli Apuniani. Tutto per gli altri. E poi cosa dicono poi altro? Dicono non lo dimenticherò. Quando hanno avuto una chiacchierata con te diranno non lo dimenticherò. E qui c'è Vlado Kapetanovic che, oltre a raccontare di guarigioni eccetera, racconta di tecnologie straordinarie all'interno delle tute di questi esseri aderentissime che, premendo un pulsante, questi volano. Volano con una facilità estrema, aprono degli ombrelli energetici, hanno accompagnato lui, avevano fatto tardi chiacchierando e ci credo. E ho detto adesso sta piovendo, è notte, io devo tornare, mi perderò. Ho detto no, ti accompagniamo noi. Hanno spinto un bottone alla cintura, si è aperto un ombrello energetico luminoso, l'hanno accompagnato tranquillamente. Zzz, ecco, l'hanno scaricato, ciao, sono tornati lì. E qui facciamo una piccola analisi, perché io ho avuto la fortuna, Creta, in uno dei miei viaggi, di fare parapendio. Il parapendio è un qualcosa di molto dolce. Tu voli con questa vela straordinaria in maniera lenta, in maniera armoniosa. Però se c'è uno sbalzo di pressione, cosa succede? Viene immediatamente una nausea spaventosa. E quindi forse è qui il punto dove si collegano l'evoluzione spirituale con l'evoluzione del corpo. Perché sì, per volare, come è raccontato nel libro di Vlado Kapetanovic, deve succedere qualcosa nel corpo dell'essere umano che si evolve. Sì, sì, fisicamente, ecco, a livello di fisiologia proprio. Sì, c'è un cambiamento. Sì. Loro hanno detto che hanno fatto delle modifiche alla materia, hanno positivizzato gli ioni, per cui la materia è solo collaborativa e non fa errori, non so, errori o trasborda. Ecco, l'erba cresce da un certo... Loro non tagliano l'erba per rispetto, ma l'erba da sola arriva a una certa altezza, non invade, insomma è tutta un'armonia che noi ancora sembra impossibile. Infatti nel libro è raccontato che loro non calpestano l'erba, ma camminano sollevati proprio per non distruggere le cellule dell'erba stessa. Immagine successiva, questo è un ricercatore, un conferenziere e un contattato, Ricardo Gonzales, il quale conobbe lo stesso essere che conobbe Vlado Kapetanovic. Rivediamo, se possiamo rivedere le immagini di prima, conobbe Ivica o Ivanka. L'immagine precedente? Ecco, conobbe lo stesso essere, questo stesso essere. E lui è un testimone vivente, è stato anche a Torino, no Luca, per delle conferenze? Sì, a Torino. È venuto anche in Sardegna dove lo conobbi. Lui è peruviano, ma vive in Argentina. È venuto a Torino anni fa. C'è un amico che lo chiama. È un ragazzo molto bravo. Gira continuamente. È dedito al servizio, proprio in servizio. Arriviamo ora all'ultima tappa del nostro viaggio, che è in Uruguay, dove troviamo questa diciamo targa, e a te la traduzione, caro Luca, di questa targa che troviamo, pensate un po', in Uruguay. Sì, no, sai che non vedo, bisogna che mi avvicini. Padre nuestro que estás en el cielo. Allora, quindi Padre nostro, dai. Padre Pio. Ah, perché c'è Padre Pio. Estás unito en el bienes a nosotros. La particolarità di questo luogo è che, a parte che lì c'è una base dei fratelli ed è saputo, è che lì Padre Pio opera, fa miracoli e prodigi continuamente. Quando ancora, io arrivai lì, tuttora. Vediamo tuttora, la data 1987. C'è una grotta artificiale in cui c'è la statua di Padre Pio, è piena di ex voto, perché lì lui fa guarigioni continuamente. Quando io arrivai lì e mi andai a affittare una stanzetta, fa: ah, italiano, sei venuto a trovare il tuo Piuccio? E io ho detto: chi è Piuccio? Fa: Pio, santo Padre Pio, italiano. Io, ah, non sapevo. E quindi lui, che diceva sempre che credete che volete che Dio abbia fatto solo una terra nella sua creazione, quando era vivo lo diceva, adesso è là che fa prodigi. E lì a Uruguay, vicino al paese di Salto, ci sono delle terme bellissime dove si fanno anche dei bagni meravigliosi.
C'è un luogo che si chiama l'Estancia de Aurora, che è una fattoria, dove c'era un enorme albero che si chiama Ombu, un albero tropicale. Un giorno da questo albero è uscito con uno scoppio una sfera di metallo con un'antenna, boom, l'albero si è squarciato, oddio, è successo, perché lì c'è una base dei fratelli. Sono arrivati poco dopo anche gli astronauti, è arrivato Collins e credo un altro di loro, Cooper, il governo americano che arriva subito, è sparito tutto. Dopo si è saputo che lì ci sono dei fratelli sotto, perché ci sono le luci, ma le popolazioni lo sanno, ufficialmente no. Sono atterrate delle astronavi che si sono fatte vedere, hanno lasciato delle orme nella fattoria dove gli animali vanno a curarsi quando stanno male. Tu puoi andare in questa fattoria di giorno, puoi entrare così, il padrone si è un po' seccato perché alla fine c'era la processione, ma noi ci ha fatto entrare. E la bellezza di questi luoghi, che sono tutti fatti, cioè lì la gente vive con rispetto, non chiudono le porte a chiave, sono gentili, non rubano compatibilmente, ma hanno tutti un grande rispetto e sono tutti gentili uno con l'altro, perché ci sono i fratelli, la loro presenza è risaputa. Puoi camminare di notte senza paura, per cui dal paese alle stanze di Aurora ci sono 7 km, li puoi fare di notte da solo, non ti succede nulla. Io mi sono fatto accompagnare da una signora di notte che mi è venuta poi a prendere, e sono rimasto da solo con un mio amico che era a 200 metri da me, da soli nella notte, così in silenzio, stupendo, con un cielo che puoi immaginarti, e si sono visti loro, cominciato a vedere le luci, e la signora che era venuta a riprenderci, che erano le 5, ha detto, ci sono, si sono fatti vedere, ah bene, bene, sono contenta per voi, dico, ma ormai non li vediamo sempre, non è che c'è una novità, però anche lì si sa, ci sono i fratelli, le stanze d'Aurora, c'è una base dei fratelli, astronauti americani, cioè più di così, niente. Caro Luca, qua ti salutano in tantissimi, saluto io Simone Bardi, ciao, grazie carissimo, Sonia da Crema, Nilde da Modena, ciao, e qua ti salutano Anna Maria Borzone, Graziella Chiminazzo, tutti entusiasti di questa puntata, grazie. Quindi grazie Luca. Oh, grazie a te. E, c'è una domanda particolare da Vit, sarà Vittorio o Vittoria, puoi dirci se è vero che ci reincarniamo? Grazie. Ah, sì, non c'è ombra di dubbio. Dico, io lo so di sicuro perché me lo ricordo, ma è certo, perché la coscienza non interrompe mai la sua esperienza. La terza dimensione, quella del corpo fisico, è un livello di coscienza, non è un'incarnazione, è un percepire delle frequenze. E non si interrompe mai questo. Quando tu sei una frequenza sembra che sei disincarnato, la riabbassi per fare un'esperienza di un certo tipo, ti incarni, cioè vivi in un veicolo fisico. Esiste, è contemporanea anche alla non incarnazione. No, diamo due informazioni bibliografiche, appunto, per fare la propria ricerca, perché ognuno deve mangiare un cibo con la propria bocca, come dice il grande Pier Giorgio Caria. E andiamo a cercare. Vai a cercare, Vit, innanzitutto Rudolf Steiner, il quale dice che la differenza fra uomo e animale è proprio nel fatto che l'uomo ha una biografia. L'uomo, nel suo manifestarsi dell'ego sum, compie azioni che non sono guidate dall'istinto come gli animali, ma compie azioni che manifestano un karma, e questo karma si va a scontare nelle vite successive. Quindi questo è la reincarnazione, è l'unico motivo per cui un uomo, un bambino nasce in una famiglia ricca, un altro nasce in una famiglia africana e così via. Possiamo andare a cercare i padri della cristianità, come Origene, che nel primo secolo d.C. parlava di reincarnazione come di bere un caffè latte, mentre diversi imperatori romani alcuni secoli dopo la tolsero da quella che era la conoscenza del secolo. E ci sono libri molto più recenti, mi viene da consigliarti il libro di Ian Stevenson, Reincarnazione, 20 casi a sostegno, in cui si parla della nascita di diversi bambini in cui alcuni hanno ferite, cicatrici, i quali si ricordano che se le erano procurate nella vita precedente e vanno a cercare il luogo, la casa dove se le sono fatte, e parlano addirittura con i loro ex genitori e i genitori confermano tutto. Queste sono testimonianze inoppugnabili, no caro Luca? Inoppugnabili, non c'è dubbio, ma sappiamo com'è, che certe cose è meglio che non vengano dette a livello oggettivo, ma è inoppugnabile che esista questo, ma lo sanno tutti.
A questo punto, amici, che dire, dopo una puntata incredibile, siamo tutti molto provati, siamo in chiusura. Grazie per essere stati con noi, grazie Luca, lascio a te le ultime parole ai nostri amici. Grazie. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, io sono molto contento che mi abbiate ascoltato, perché non sono abituato a essere ascoltato con interesse, perché spesso dicono, ma dai, lascia, ma che simpatico. Quando io lo dico ai miei fratelli di questo, loro, sì. Dico, ma non vi interessa, no? Mi viene solo da ridere. Cosa quindi, c'è di più straordinario di questi racconti? Altro che. Quindi io ringrazio voi, ringrazio te Lorenzo, tutti, sono molto contento. Saluto allora Rita e Leonora, grazie. E avanti, perché adesso ormai il tempo, i fratelli si mostreranno a livello oggettivo. È ti tutto saluta già anche scritto. Raffaele Centonze, Luca. Grazie, il fratellone, grazie fratellone. Ciao. Io ringrazio Deborah che è qui con noi, che ha assistito alla puntata. Ciao Deborah. E siamo in chiusura e prima della sigla vi facciamo vedere quest'altro video recentissimo realizzato poco fa, ad ottobre 2021, dove sarebbe stato ripreso un essere umanoide luminoso su un pendio collinare colombiano. E dopo questo video ci sono degli altri spezzoni dove queste manifestazioni similari vengono messe a confronto, in Giappone ad esempio. Quindi Luca, che dire, noi ve lo mostriamo perché dopo un'attenta analisi potrebbe essere veritiero, ma a voi le vostre riflessioni, conclusioni e successivo studio. Io vi ringrazio, buona continuazione con la programmazione di TVB Studio 85, un ringraziamento al caro Simone in regia che è stupendo, e via col video e ciao a tutti. Pienso al río. ¿Usted le dijo a mi abuelita? Claro, todo lo mismo. Yo pensé que era que me estaban asustando. Pero yo vi que eso venía rápido así. Como... Ay, mire, mami, se ve como si estuviera caminando. Esto ocurrió en Ibagué, Colombia, el 6 de octubre del 2021. Un grupo de personas fueron sorprendidas debido a la presencia de una misteriosa entidad en forma humanoide, levitando sobre los árboles de una ladera de una montaña. La grabación es poco estable, pero tratamos de centrar a la entidad y de esta forma verla con más claridad. Incluso uno de los testigos, una mujer, afirma observar que mueve los pies, por lo que nos acercamos lo más posible y se aprecia esto que vemos en la pantalla. Pero yo vi que eso venía rápido así. Como... Ay, mire, mami, se ve como si estuviera caminando. Parece que por algunos momentos efectivamente mueve sus extremidades inferiores, lo que podrían ser los pies mientras se va desplazando. En todo momento está levitando cerca de la pared de la montaña y sobre los árboles que se observan por debajo. En cámara lenta y con un mayor acercamiento, es posible verla con más nitidez. En este punto, podemos definir que presenta efectivamente una forma humanoide. Se ve iluminada como si emitiera alguna especie de energía. En esta toma congelada podemos establecer esta situación. Al final, la entidad desciende en un punto entre los árboles y no se observa más. Vea en cámara lenta cómo ocurrió esto. Literalmente desaparece. La morfología de esta entidad es similar a la registrada en Wakayama, Japón, el 7 de enero del 2012, en donde incluso se puede apreciar cómo está cubierta con una especie de túnica de color blanco, y en un momento baja los brazos a la altura de la cintura y desciende en la zona del bosque. Esta presenta también morfología humanoide. Finalmente le mostramos este ejemplo en donde una entidad fue grabada como descendía a tierra en la zona de montaña del pueblo de Tepoztlán en el estado de Morelos. La entidad es captada bajando en un punto de este lugar. Las imágenes muestran una misteriosa presencia que continúa presentándose con mayor frecuencia en nuestro mundo, y al parecer lo hace por algún motivo aún desconocido, por lo que esta investigación continuará. Información para Tercer Milenio 360.